Qualche anno fa un amico mi ha detto: ma sai, siamo qui con Alberto Razzetti, vedrai che fra qualche anno esplode. È esploso. I fatti hanno dato ragione a chi immaginava il futuro di Alberto Razzetti, il nuotatore originario di Sestri, reduce dalle Olimpiadi di Parigi. L'associazione Oleudo ha voluto incontrarlo prima della ripresa dei suoi allenamenti, all'inizio di un percorso dedicato al rapporto con il mare, come da tradizione per questa associazione impegnata a tenere in vita il Leudo di Sestri. Promuovere e salvaguardare le antiche tradizioni maritime o comunque qualsiasi attività connessa o legata al mare. Quelle sono le nostre tradizioni. Tradizioni sono la nostra identità, sono le nostre radici. L'obiettivo è di mantenere in piedi, anzi mantenere in acqua quella imbarcazione lì che l'anno prossimo compierà 100 anni, con tante iniziative per riuscire a far conoscere la storia di questa imbarcazione che ormai è rimasta l'unica che riesce a stare in acqua. Razzetti a Parigi ha gareggiato in 3 finali individuali. Prima di lui gli unici italiani a riuscirci in una stessa edizione delle Olimpiadi sono stati Novella Calligaris a Monaco nel 1972 e Massimiliano Rosolino a Sydney nel 2000. Razzetti è arrivato quinto nei 400 misti, sesto nei 200 misti, ottavo nei 200 farfalla. Un'esperienza unica poter partecipare alle Olimpiadi, vivere l'atmosfera del villaggio, della piscina, si dice anche che è un po' quasi appunto come una cosa, un sogno che poi rimane lì, magari ce ne si dimentica anche per un po'. Poi però a volte quando si ha la fortuna di riuscire ad arrivare a questo livello il sogno ritorna e a volte poi si riesce anche a realizzare, quindi essere riuscito a farne 2 di Olimpiadi addirittura è una cosa che mi riempie di orgoglio. Da ogni vittoria e da ogni sconfitta si può imparare qualcosa e è sempre importante secondo me guardare cos'è che non è andato, cos'è che magari si può migliorare per cercare la volta dopo di non rifare gli stessi errori e quindi di conseguenza trasformare questa sconfitta in una vittoria. E dietro l'impegno di un campione c'è l'impegno di una mamma e di un papà. Bellissimo, perché è un'emozione, cioè, bisogna viverla. E contenti dei risultati che ha avuto e orgogliosi. La mamma? Sì, no, è stata una grande emozione, è scesa anche la lacrimuccia. Sono stati anni impegnativi, quelli in cui dovevamo aiutarlo, perché sennò era difficile che potesse riuscire a fare da qua, andare a scuola a Camogli, poi andare a Genova agli allenamenti, non aveva la patente perché era piccolo. È una cosa che è fondamentale secondo me, avere l'aiuto della famiglia per tutti e chiaramente anche per arrivare ad alti livelli nello sport, perché da soli in tante situazioni sarebbe molto complicato farcela. Il mio motto è divertiti.